Trovata la quadra nella notte per il mosaico delle candidature del centrodestra per il voto del 25 settembre alle politiche, la notizia è che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è candidata nell'uninominale Camera all'Aquila, la città dove di fatto è cresciuto il partito in modo esponenziale. L'assessore regionale Guido Liris invece è il candidato all'unico collegio uninominale del Senato in Abruzzo. A Pescara, sempre uninominale Camera, il candidato espresso da Fratelli d'Italia è Guerino Testa. Il coordinatore regionale del partito Sigismondi ricorda che dai dirigenti e amministratori abruzzesi di Fratelli d'Italia era partito l'appello alla Meloni. Si dicono oggi onorati che il presidente abbia raccolto la loro proposta. Sigismondi si dice certo che i cittadini dell'Aquila e tutti gli abruzzesi premieranno questa decisione. Anche il presidente Marco Marsilio ha fatto un plauso alla scelta della Meloni per aver esaudito un loro desiderio che pone l'Abruzzo al centro dell'agenda di governo e così i grandi temi come ricostruzione e attenzione per le aree interne. La lista alla Camera di Fratelli d'Italia si apre con il segretario nazionale giovanile Fabio Roscani e con l'ex 5 Stelle Rachele Silvestri, che se dovesse essere eletta però opterebbe per un altro collegio, facendo entrare in Parlamento Antonio Tavani, coordinatore provinciale e presidente ATER di Chieti. Al Senato capolista il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi, seguito da Mirella Rossi. Nel proporzionale invece sale sul carro, nonostante qualche polemica, il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco. Alla Camera la lista è guidata dal coordinatore regionale Luigi D'Eramo. Stamattina D'Eramo, Imprudente e Zennaro hanno presentato le liste. Nel collegio uninominale di Chieti il candidato è Alberto Bagnai. Resta fuori Bella Chioma. Al deputato uscente della Lega era stato proposto un terzo posto nella lista del Senato. No grazie, ha risposto al coordinatore D'Eramo. Anche il deputato Antonio Zennaro sarà della partita. Per quanto riguarda D'Incecco, nessuna polemica, spiega D'Eramo. Abbiamo presentato, sono due liste ai collegi plurinominali di Camera e Senato, tutte persone che chiaramente nel corso del tempo e degli anni hanno dimostrato grande operatività e affidabilità, c'è un perfetto equilibrio territoriale, quindi siamo soddisfatti. Chiaramente la Lega è una grande comunità politica, indipendentemente da chi è presente all'interno delle liste. Ci sarà D'Incecco, c'è stata un po' di maretta in questo senso? Ogni scelta della Lega è una scelta ponderata e soprattutto i primi dei non eletti, se questa è la domanda, sono tutti leghisti, quindi ricostruzioni di appartenenze diverse da persone che risultano primi dei non eletti nelle liste della regione non sono assolutamente corrispondenti a verità. Bella Chioma? Giuseppe Bella Chioma è un nostro punto di riferimento, è la persona che ha lavorato in maniera determinante per la costruzione del partito, quindi ripeto, siamo una grande comunità politica e indipendentemente da chi è candidato e chi no, lo sforzo e l'impegno per la Lega, per Matteo Salvini, è massimo da parte di tutti. Per quanto riguarda Forza Italia invece, alla Camera e al Senato nel plurinominale, candidati in testa alle liste sono Nazario Pagani e Lorenzo Sospiri. Negli azzurri l'uscita di scena di Antonio Martino, deputato voluto nel 2018 da Berlusconi, fa notizia. Come nel Carroccio del Chietino si registra la delusione dell'assessore Campitelli. Questa mattina Pagano ha depositato in corte d'appello l'elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le politiche. Per la Camera Nazario Pagano, Francesca Persia, Angelo De Simone, Angelo Sante, Consuelo Di Martino, questo l'ordine. Per il Senato Lorenzo Sospiri, Maria Luisa Ianni, Daniele Damario. Dopo la scadenza, le liste entro il 24 dovranno avere il via libera dalle commissioni elettorali.